iniziato il match che vede affrontarsi i ragazzi del Wolves in divisa nera contro gli uomini di Micillo in divisa rossa. Gioca la quarta giornata in Serie B, due squadre in forma. È Pelliccia più in forma di tutti. Oh, l'unico degli squadre è Cristiano. La conclusione, la rete, ancora Policane, dopo la doppietta di partita scorsa, trova il gol che sblocca la gara per i Micilli. 1-0. Pallone recuperato, anche al contropiede dei Wolves. Si prova Bruno, fermato, poi liberato. Lo serve in profondità, col tacco! Che gol! Sempre lui, Wolves, la pareggiano. L'assist del capitano, il gol del bomber. 1-1. La conclusione, il palo, clamoroso poi sulla ribattuta, salvataggio di Pelliccia. Conclusione al volo, provato la Bruno. Il contropiede con Grasso, Bruno, largo Zuppardi, Bruno va da solo, lascia lì per Grasso, non riesce il tunnel, può ripartire Pelliccia. La perde poi, allora entra in aria e calcia alto. Anzi, Graziano con deviazione. Liberato, la perde, Micillo può ripartire, c'è Cristiano al suo fianco, Micillo lo serve, pallone geniale, il controllo, il mancino all'incrocio, contropiede devastante dello Spartak Mosca. Combinazione vincente tra Micillo e Cristiani ed è di nuovo vantaggio per i rossi 2-1. Di Grasso, poi Graziano può calciare, sfonda la porta. Graziano di nuovo il pareggio dei Wolves 2-2. Ma da solo Micillo in diagonale, largo di un soffio. Palla verticale a cercare Bruno, un controllo che non esiste. Poi il mancino largo. Lelio, va da solo. Lelio fino in fondo, Lelio al centro per Micillo. Poi il contropiede in campo aperto, Bruno, incredibile, che buccia. A 2. Finisce qui il primo tempo, punteggio di 3-2 in favore dei Wolves. È iniziato il secondo tempo del match tra Wolves e Spartak Mosca. Il punteggio sorride agli uomini di Liberato. La partita sorride meno allo stesso Liberato che è stato infortunato per buona parte del secondo tempo. Adesso è rientrato, stringe i denti per difendere questo vantaggio di 3-2. Calcio di punizione va Micillo, sfonda la traversa Micillo. Micillo prova a calciare cadendo. Trova la rete del pareggio di Spartak Mosca, il 3-3, grandissima giocata di Micillo. Errore di Scognamiglio che colpisce Graziano, poi liberato, subito la pressione, riesce a liberare per Zuppardi, buona la manovra e poi il palo da metri zero, colpito da Graziano. Zuppardi al centro, seconda opportunità, fallita anche questa, doppia grande opportunità per Graziano, pallone e termina largo, Pelliccia salta secco e diretto avversario, se ne va, Pelliccia ancora, Pelliccia fino in fondo, scarica per Micillo che può calciare, Sarti! Regalato il pallone a Grasso che prende il palo e poi
La rete di Bruno, doppietta per lui, 4-3, errore imperdonabile della difesa che favorisce Bruno. La bola dentro, Grasso però non riesce a controllare, Policane ultimo uomo, rischia il dribbling alla meglio dell'avversario, poi esce liberato dalla difesa, recupera la palla, può calciare Capuano e poi Cristiani libera definitivamente, va, gran numero, Pelliccia largo, Micillo può andare, taglia dentro Pelliccia, Micillo va da solo, non trova movimenti di compagna, allora prova a calciare! Che gol di Micillo, nuova parità, lo Spartak Mosega vola sulle ali di Micillo, 4 pari. E ma che ci fa? Ci non sci? Va da solo, Pelliccia può pensare anche al destro, vola Sarti. Occhio alla ripartenza, 4 contro 1, Bruno apre, Graziano salva Capuano, un miracolo! Bruno apre, ancora Graziano, ennesima possibilità per lui, stavolta non calcia, va fuori da Zuppardi, campo di spazio, prende la mira, Capuano, cosa ha preso all'angolino? Palla fuori, Micillo può andare, Micillo apre, Pelliccia, Pelliccia, Pelliccia col mancino dentro, Sarti in uscita chiude, Graziano può ripartire, buono il pallone per Bruno al centro, Graziano ancora Capuano, a Zuppardi sul muro, ci ritorna il pallone, la conclusione, arriva il gol alla fine, la rete sulla ribattuta, la portano a casa 4-3 i Wolves, 5-4 all'ultimo respiro. Largo il pallone, Policane, Policane ancora, Policane, 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 fermato, Policane, Policane chiuso, non c'è più tempo, il ruggito dei lupi che portano a casa i 3 punti al Cardio Palma, vincendo 5-4. Eccoci con i Wolves, arriva anche il protagonista Bruno, tripletta, all'ultimo gol, all'ultimo secondo, una vittoria al Cardio Palma. Merita molti gol mangiati. Era molto equilibrato, devo dire la verità. Però sul teatro di molti gol mangiati dovevamo. Stavamo pareggiando per colpa nostra, non per colpa loro, però. Grande ragazzi, ci sono più dei nostri che grandi azioni loro. Il lupo è tornato, è grande applauso a tutta la squadra. Bravi ragazzi, complimenti e alla settimana prossima.